Chicco è un bambino di 4 anni che vive con i genitori a Stella Cilento. Ha un tumore maligno, anche molto aggressivo. I genitori vorrebbero provare una cura sperimentale all'estero, ma i costi da affrontare sono notevoli. Da qui la volontà di voler dare loro un sostegno, e questo potrà essere fatto da tutta la comunità agropolese attraverso la partecipazione a 3 eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni, e precisamente domenica 29 settembre alle ore 15 presso lo stadio Guariglia, in occasione della gara dell'Unione Sportiva Agropoli 1921 contro il Gladiator. Domenica 6 ottobre alle ore 18:30 presso il Pala di Concilio, in occasione della gara di esordio stagionale tra New Basket Agropoli e New Caserta Basket. Giovedì 10 ottobre alle ore 20:45 presso il Cineteatro Edoardo De Filippo sarà infatti portato in scena dall'associazione Il Sipario lo spettacolo I casi sono due di Armando Curcio, costo del biglietto 5 euro, che sarà interamente devoluto per Chicco. Verranno inoltre distribuite in sala anche delle buste per coloro che volessero fare un'offerta. Il sindaco Adamo Coppola si è fatto promotore presso le società sportive West Agropoli e New Basket Agropoli, oltre che con l'associazione culturale Il Sipario di Umberto Anaclerico, in collaborazione con l'associazione Camelot, per devolvere alla nobile causa una parte o tutto il contributo derivanti dal pagamento dei ticket d'ingresso alle prossime gare sportive in programma e ad uno spettacolo teatrale organizzato ad hoc. Gli agropolesi hanno sempre dimostrato, afferma Coppola, di avere un cuore grande ed hanno sempre risposto presenti quanto a solidarietà e beneficenza. Quando mi è stato riferito della storia di Chicco, non ho esitato un attimo a chiedere la disponibilità a società sportive e ad Umberto Anaclerico di sposare la causa, e dall'altra parte ho ricevuto pieno ed ampio sostegno. Lo spettacolo di Anaclerico sarà dedicato a Chicco e l'intero ricavato della serata andrà a lui. Le società sportive mi hanno invece dato disponibilità a devolvere metà del ricavato delle prossime 2 gare in programma nei rispettivi campionati di riferimento a Chicco, diventato il figlio di tutti noi. Ringrazio per questo il presidente onorario Walter Taccone, il presidente Natale Passaro. Chiedo ai miei concittadini, conclude Coppola, di partecipare numerosi a tutti e 3 gli eventi in programma, in modo da poter raccogliere una bella cifra da poter destinare ai genitori del piccolo da utilizzare per una cura sperimentale in Australia. Cari amici, buongiorno a tutti. Oggi con Umberto, Giovanni e Sergio vogliamo invitarvi a degli eventi per noi importantissimi. Noi tutti ci siamo messi in gioco per aiutare Chicco. Voi sapete la vicenda di questo splendido bambino. Noi immediatamente ci siamo attivati e vi vogliamo dare degli appuntamenti. Domenica prossima allo stadio Guariglia ci incontriamo per la prima volta. Venite numerosi perché l'incasso, parte dell'incasso dello stadio, sarà devoluto per Chicco. Poi domenica 6 ottobre in collaborazione con il basket, anche lì l'incasso, parte dell'incasso sarà devoluto per lui. E a termine di questo trittico, il 10 ottobre alle 20:45 al Cineteatro, anche lì l'incasso dello spettacolo che stanno organizzando sarà devoluto interamente per lui. Quindi mi raccomando, dovete partecipare numerosi. Vi aspettiamo. Forza Agropoli, uniamoci. Tutti uniti per Chicco. Ciao.